4 agosto 2020, ore 18:26. Giorgio. Da circa 3 anni sono dipendente della ditta Sogei SRL, ove svolgo l'attività lavorativa di operaio. Detta azienda si occupa di lavori per Enel Distribuzioni e in questo ultimo periodo siamo impegnati in lavori da eseguirsi nella zona di Santo Stefano di Camastra. Nella giornata del 3 agosto, intorno alle ore 9:30 circa, siamo partiti da Meri, luogo dove alloggiamo, presso un B&B della zona, e ci siamo diretti verso Santo Stefano di Camastra. E a tal proposito, nella circostanza, viaggiavo in qualità di trasportato anteriore, in quanto il furgone Iveco 35 era guidato dal mio collega, Gerardo. Abbiamo imboccato l'autostrada A20 al casello di Barcellona e giunti verso le ore 11 a circa 16 km dall'uscita autostradale di Santo Stefano Camastra, nel mentre percorravamo in galleria la corsia di destra, improvvisamente sentivo lo stridio di una frenata proveniente dal lato posteriore e immediatamente dopo sentivo un urto laterale e precisamente sul lato sinistro del nostro veicolo, all'altezza dello sportello anteriore. A seguito dell'urto subito, il collega non riusciva a mantenere il controllo del veicolo, urtando più volte il marciapiede di destra con le ruote laterali lato destra, tanto che, come accertato successivamente, ciò aveva causato lo scoppio dei pneumatici, nonché il mezzo il danneggiamento dello sportello anteriore, lato guida, con la rottura del relativo vetro, ciò sicuramente dovuto all'urto laterale con l'autovettura Opel di colore verde bottiglia e di cui non ricordo la targa. La Opel dopo l'urto è sbandata per diversi metri e si fermava a circa 50 metri sulla corsia di destra, in posizione parallela al senso di marcia, cioè con l'anteriore diretto verso Palermo. Ricordo che tale veicolo era fermo a circa 10-15 metri dalla fine della galleria. Nel frangente il nostro mezzo era rimasto fermo sempre sulla corsia di marcia, dietro alla Opel alla citata distanza. A seguito della collisione di che trattasi, unitamente al collega scendevo dal veicolo e mentre il mio collega si portava indietro per fare segnalazioni per i veicoli che giungevano, io cercavo di portarmi verso la Opel per constatare le condizioni degli occupanti di quell'auto. Nel mentre mi accingevo a scendere dal furgone, notavo che dalla Opel scendeva dal lato guida una signora. Almeno è questa l'impressione che ho avuto dalla figura e dal taglio dei capelli della stessa. Non sono in grado di indicare quali abiti indossasse la sua indicata donna e che colore avessero i capelli. Sceso dal mezzo, mi dirigevo come detto verso l'autovettura Opel e non avevo modo di scorgere la citata donna, la quale nel frattempo si era allontanata verso l'uscita della galleria. Mi sono quindi avvicinato alla Opel e constatavo che all'interno non vi era alcuna persona, notando comunque la presenza sul sedile posteriore, lato passeggero, di un seggiolino per bambini, significando che all'interno dell'abitacolo non vi era alcun bambino, così come sulla strada che vi era tra il nostro furgone e l'autovettura Opel. In questi frangenti, dopo qualche minuto, non sono in grado di quantificare il tempo, in quanto ero scosso, transitavano alcune autovetture e una delle quali si fermava subito dopo l'uscita della galleria. Ricordo che si avvicinava un ragazzo giovane e un uomo più anziano, i quali provvedevano a chiamare l'ambulanza. Né io né il mio collega abbiamo riportato lesioni. Dopo circa 10 minuti dal verificarsi dell'evento infortunistico, arrivava sul posto una pattuglia della polizia stradale, ai quali operatori descrivevo la dinamica dell'incidente. Una volta fuori dalla galleria non ho avuto modo di vedere la donna che conduceva l'autovettura Opel. Abbiamo guardato nell'adiacente campagna, alla quale si poteva accedere facilmente, dopo aver scavalcato il guardrail, ma non abbiamo scorto alcuna persona, come anche non abbiamo visto alcuna a distanza sulla corsia autostradale, ivi considerato che la zona godeva di ottima visibilità. Alle persone presenti fuori dalla galleria chiedevo se avevano notizie della conducente della Opel, ma nessuno sapeva dare indicazioni in merito e anzi specificavano di non aver visto nessuna persona. Non sono in grado di riferire ulteriori notizie utili alle vostre indagini. 4 agosto 2020, ore 19:26. Gerardo. Da circa 9 anni sono dipendente della ditta Sogei SRL, ove svolgo l'attività lavorativa di operaio. Detta azienda si occupa di lavori per Enel Distribuzioni
e in quest'ultimo periodo siamo impegnati in lavori da eseguirsi nella zona di Santo Stefano di Camastra. Nella giornata del 3 agosto, intorno alle ore 9:30 circa, siamo partiti da Meri, luogo dove alloggiamo presso un B&B della zona, e ci siamo diretti verso Santo Stefano di Camastra. E a tal proposito, nella circostanza, viaggiavo in qualità di autista del furgone Iveco 35, mentre alla mia destra, quale passeggero, vi era il mio collega, Giorgio. Abbiamo imboccato l'autostrada A20, al casello di Barcellona, e giunti verso le ore 11, a circa 10-15 km dall'uscita autostradale di Santo Stefano Camastra, non so essere più preciso, nel mentre percorrevamo in galleria la corsia di destra, improvvisamente sentivo un urto laterale e precisamente sul lato sinistro del nostro veicolo, all'altezza dello sportello anteriore. Notavo che a collidermi lateralmente era un'autovettura Opel di colore grigio che mi superava in avanti. Nel frangente, a causa dell'urto subito, non riuscivo a mantenere il controllo del veicolo, urtando più volte il marciapiede di destra con le ruote laterali, lato destra, tanto che, come accertato successivamente, ciò aveva causato lo scoppio dei pneumatici, nonché il mezzo il danneggiamento dello sportello anteriore, lato guida, con la rottura del relativo vetro. Ciò sicuramente dovuto all'urto laterale con l'autovettura Opel, e di cui non ricordo la targa. La Opel dopo l'urto è sbandata per diversi metri e si fermava a circa 50 metri sulla corsia di destra, in posizione parallela al senso di marcia, addossata al marciapiede, cioè con l'anteriore diretto verso Palermo. Ricordo che tale veicolo era fermo a circa 10-15 metri dalla fine della galleria. Nel frangente il nostro mezzo era rimasto fermo sulla corsia di marcia, dietro alla Opel alla citata distanza. A seguito della collisione di che trattasi, unitamente al collega, scendevo dal veicolo e nel mentre tornavo indietro per segnalare ai veicoli in transito la pericolosità del momento, mi accorgevo che dal veicolo Opel era scesa una signora, almeno questa è stata la mia percezione, atteso la figura femminile che vedevo a distanza, notando in tale occasione che la stessa aveva i capelli raccolti alla nuca. Non ricordo che tipo di indumenti indossasse la sua indicata donna. Come già detto, io mi portavo alcuni metri dietro al furgone per segnalare il pericolo, mentre il mio collega si dirigeva verso la Opel per sincerarsi sulle condizioni degli eventuali occupanti. Dopo qualche minuto circa, approfittando che non transitava alcun veicolo, mi avvicinavo verso la Opel, la quale era ferma una decina di metri dall'uscita della galleria. E in tale circostanza notavo che a bordo della Opel non vi era alcuna persona. Rappresento altresì che non notavo nemmeno la donna, che avevo visto scendere dal veicolo, circostanza questa confermata anche dal mio collega. Ricordo anche che si fermavano alcuni automobilisti, per sincerarsi delle nostre condizioni di salute, ai quali chiedevo notizie della donna che guidava la Opel, ma nessuno sapeva darmi notizie. Unitamente al collega guardavo nella zona oltre il guardrail, ma non scorgevo alcuna persona nella campagna adiacente. Durante le fasi del sinistro e nemmeno dopo non notavo alcun bambino. Ricordo che nel sedile posteriore della Opel vi era un seggiolino per bambini, ma nell'interno dell'abitacolo non vi nessuna persona o minore. La signora quando usciva dal veicolo era da sola, non aveva alcun bambino a seguito, almeno è questa l'impressione che ho avuto. L'ufficio dà atto che l'esaminato mediante l'applicazione Bluetooth inviava numero 9 foto che lo stesso aveva provveduto a scattare con il proprio cellulare ai veicoli incidentati, debitamente stampate e vengono allegate. Non sono in grado di riferire ulteriori notizie utili alle vostre indagini. Due persone su due non vedono Gioele scendere dall'auto.